Eccoci qua. Oggi faremo vedere come si smonta Witch, questo è un Humar 30. Abbiamo trovato smontato sull'aria, noi andremo a rimontarlo, però ne approfittiamo visto che è smontato per fare la manutenzione. Iniziamo col toglierle l'anello elastico. Tiene la rondella inox che tiene assemblato il nostro winch. Adesso possiamo sfilare la campana come possiamo vedere, dato che un cuscinetto è rimasto dentro, e questo winch di manutenzione ne ha sempre ricevuta poca. Vabbè, ne approfitteremo. Adesso andiamo a smontare la testa della campana per vedere in che stato sono le due castagnole. Svitiamo le tre viti a croce. Adesso viene via la testa della campana. Le castagnole sono queste, belle secche. Una volta poi pulite e lubrificate andremo a vedere se le molle hanno bisogno di essere cambiate oppure no. Già il fatto che non siano rotte, sia le castagnole che le molle, è già qualcosa. Un paio di winch le abbiamo trovate rotte, le abbiamo sostituite con il kit della Lumar. Adesso andiamo a sfilare i due cuscinetti a rullo, qui, belli asciutti, c'è di buono che non ci sporcheremo tanto a pulirli, pulizia che effettueremo con del gasolio. Togliamo anche la rondella di spessore che protegge i rulli dallo sfregamento col metallo del corpo principale di sostegno del winch. Dopo andiamo a sfilare il perno centrale che è tenuto in sede da una boccola e da una chiavetta di Teflon, un materiale simile. Eccolo qui. E adesso sfiliamo il perno. Anche lui direi abbastanza asciutto, qualche residuo di grasso, ma diciamo che ha bisogno proprio di una ringiovanita. Dopodiché andiamo a sfilare il perno che tiene i nostri ingranaggi che danno il movimento alla campana. Come avete visto, su dentro c'è una ghiera. Il movimento viene trasferito dall'alberino, fa girare la ruota libera ingranaggio che poi fa muovere la campana. Perno, il nostro ingranaggio bello secco, castagnole sembrano che siano integre, che facciano il loro lavoro. Comunque controlliamo, stando attenti a non perderle. Ecco, qui un po' di grasso bello secco, ma le castagnole sono in ordine, quindi si tratterà semplicemente di fare una bella pulizia approfondita.
rilubrificare il tutto e rimontare. Adesso lo rimontiamo per non perdere le castagnole. Dentro al corpo principale abbiamo anche una boccola materiale plastico, che è questa, che serve per non far slegare il perno in acciaio inox nel corpo principale del winch, che è quello che sostiene poi tutto. Niente, allora ci vediamo per la pulizia, lubrificazione e rimontaggio del winch. Alla prossima!